Un bel saluto da Aosta, dalla quarta edizione del Festival dei Popoli Minoritari organizzato dalla regione più piccola d'Italia. Un'occasione di incontro, confronto, uno scambio di esperienze tra identità che hanno in comune la necessità di farsi conoscere e di difendere le proprie peculiarità. Venite con me, andiamo a vedere. Sette casette con in mezzo una piazza. È un piccolo villaggio globale, quello costruito per pochi giorni in piazza Chanot, nel centro di Aosta, dove cittadini, turisti e curiosi hanno potuto abbracciare con un solo sguardo tante differenti realtà minoritarie, dai valser della Val d'Aosta ai canadesi del Quebec, dalla minoranza francese in Louisiana al gaelico dell'Irlanda, senza dimenticare le tante realtà di minoranza in Italia. Non solo curiosità turistiche e folklore, visto che il Festival dei Popoli Minoritari è un'occasione soprattutto per le minoranze che qui possono conoscersi, mettendo a confronto idee e iniziative per la difesa e la valorizzazione della cultura di minoranza. Il folklore è una parte che fa passare meglio un messaggio di cultura, un messaggio di salvaguardia di queste lingue che sono una linfa per tutti, devono essere conosciute, mantenute e sono un patrimonio dell'umanità come tante altre parti storiche del nostro paese e dell'umanità. Quindi noi ci crediamo, vogliamo un dibattito serio, vogliamo capire con quali mezzi portare avanti queste battaglie, che sono vere e proprie battaglie per la cultura del nostro paese. Siamo dei popoli fratelli che vivono la stessa difficoltà e che insieme possono fare molto. Realtà diverse nei numeri, nelle tradizioni e nei contesti socio-culturali di appartenenza, spesso lontane anche fisicamente, ma che hanno qui l'opportunità di costruire relazioni e collaborare per difendersi e integrarsi in un mondo sempre più globalizzato. In un momento di crisi, soprattutto economica, ma anche di valori, è estremamente importante continuare a mantenere la diversità culturale, la propria identità di popolo, e questo non va a pregiudicare l'unione di altre comunità come l'Unione Europea o altre entità maggiori, ma noi vogliamo che nella globalizzazione ci sia il rispetto delle differenze, che noi abbiamo in prospettiva una volontà di fare crescere dei giovani, delle giovani generazioni che siano aperte all'inglese, aperte alle nuove tecnologie, aperte all'Europa, aperte al mondo, ma anche profondamente radicate all'identità, alla storia, alla cultura della nostra comunità e delle comunità di appartenenza. Anche la musica è stata protagonista delle serate di questo festival. Grande successo di pubblico, tanto in piazza che tra le suggestive rovine del Teatro Romano. Aosta come Amelie, solo che questa volta a trascinare non erano le dolci note del pifferaio, ma il coinvolgente ritmo jazz della Bryce Miller Ante Mahogany Brass Band del Louisiana. Note in libertà a cui neanche gli artisti più tradizionali sono riusciti a resistere. Ma la musica non si è fermata all'improvvisazione e con la musica d'autore in lingua minoritaria che ha attirato oltre 3.000 spettatori tra le suggestive rovine del Teatro Romano. Le minoranze linguistiche nel tempo di internet, tra rete e solidarietà. Questo è il tema di quest'anno in una delle sfide più faticose ma strategiche che devono affrontare le comunità di minoranza. Vediamo. Internet, computer, inglese, app, accessibilità ai materiali, sono tante le sfide che le minoranze linguistiche sono chiamate ad affrontare in tempi di nuovi mezzi di informazione e di globalizzazione.
Una delle più importanti è quella che riguarda appunto internet e i nuovi mezzi di comunicazione. Fondamentale per le comunità che si trovano a difendere e diffondere una cultura di minoranza è di non rimanere escluse dalle nuove tecnologie e dai nuovi modi di comunicare. A discuterne l'assessore regionale Laurent Viaren, l'eurodeputato Luciano Caveri e i rappresentanti delle minoranze del Friuli, dell'Irlanda e della Louisiana. Oltre a presentare la situazione delle rispettive comunità, i relatori hanno mostrato le tante iniziative attivate con i nuovi mezzi di comunicazione e gli sforzi per facilitare l'utilizzo da parte degli utenti della lingua di minoranza nelle comunicazioni multimediali. Il messaggio è quello di essere solidali, cioè mai come in questo momento i piccoli diventano grandi se fanno rete, perché ci sono dei fenomeni che contraddicono quanto detto prima: la vittoria degli indipendentisti in Quebec, il referendum prossimo che ci sarà in Scozia, non per spingere tutti all'autodeterminazione, perché ogni comunità ha i propri destini, c'è chi si accontenta di un po' di autonomia, chi ne vuole tanta, chi vuole spingersi fino all'autodeterminazione e all'indipendenza. I popoli europei, anche piccolissimi, hanno ciascuno le proprie esigenze. Quello che però bisogna fare, bisogna fra questi diversi soggetti, io ho parlato di un vestito simile al vestito di Arlecchino, perché ci sono delle piccole comunità, penso ai croati del Molise o tutti quelli che parlano grecanico, albanese nel sud, che non hanno delle ambizioni politiche. Per contro ci sono popoli che chiedono di avere una maggior rappresentanza di tipo politico e su questo bisogna continuare a lavorare. Più ad Aosta si è parlato anche molto di internet, che sembrava essere da un certo punto di vista una tomba, invece è una possibilità. Questi stand rappresentano in qualche modo i luoghi e i volti dei grandi e piccoli popoli di minoranza. Andiamo a curiosare tra questo prezioso mosaico di identità. Ci sono i 7 milioni di abitanti del Quebec accanto alle poche centinaia di brigaschi. Insieme ai Valsar della Val d'Aosta, ai Furlani, ai Sardi, i Franco-Provenzali, la Chambre d'Oc, Comboscuro, gli Occitani francesi, la Catalogna, Valencia, l'Alta Savoia, i Ladini di Bolzano e i Cimbri, Mocni e Ladini rappresentati dallo stand del Servizio Minoranze Linguistiche della provincia di Trento. Realtà differenti, ma che in comune hanno l'orgoglio dell'appartenere alla propria comunità. Sono la ragazza più giovane a saper parlare questa lingua, che è passata da pochi anni a essere la minoranza linguistica storica, e diciamo che la so leggere e scrivere. Io volontariamente l'ho imparato andando nei paesini della terra brigasca e parlando con le persone anziane del posto in lingua brigasca finché non ho imparato a parlarlo, leggerlo e scriverlo. Noi Comboscuro, proprio perché comunque è un'attività che va avanti da 50 anni ormai, fin da piccoli siamo abituati a parlare tra di noi tranquillamente a nostro modo, e anche la prima lingua che impariamo è il provenzale, prima dell'italiano. L'italiano lo impari dopo con la scuola, con l'amicizia, eccetera. E per cui tra noi comunque sempre provenzale, sia in famiglia che con gli amici. E ovviamente con la gente di fuori l'italiano non si è obbligato a conoscerlo, quindi non è una cosa secondaria. Io sono ottimista, molto ottimista. Anzi, vedo sempre più spesso che, a differenza magari di lingue, non dico disprezzate, ma che possono sembrare meno attuali, il provenzale, sia come evoluzione letteraria che come evoluzione anche musicale, ha un futuro sicuro. Il risultato è una piazza nella piazza, dove giovani e meno giovani spiegano ai curiosi la loro realtà, la loro storia e le tradizioni. Distribuiscono materiali e si scambiano mail e contatti. È qui che tutti si possono confrontare e fare il punto sulla situazione delle minoranze in rapporto ai giovani e ai nuovi mezzi di comunicazione. È un piccolo esempio dell'Europa delle mille identità. I giovani tentennano un po' su questo, ma presto o tardi se ne accorgeranno, per cui riprenderanno piano piano il cammino anche loro. Abbiamo fatto il sito, abbiamo messo su dei video in lingua con le traduzioni e stiamo organizzando anche di insegnarlo alle scuole elementari del posto, in modo che rimanga comunque nel corso della storia, ovviamente, cioè non si ferma a noi. We have a television channel
dedicated to the Irish language, a radio station dedicated to the Irish language, and these are very popular. We have newspapers and magazines in the Irish language, and the Irish language is seen at last as being sexy and cool. And we're over here with the story of hope for minority languages. Sicuramente internet, le nuove tecnologie sono un'opportunità per le lingue minorità, intanto perché sono delle tecnologie facilmente accessibili a tutti e quindi anche molto democratiche. È difficile censurare uno che vuole scrivere una lingua minoritaria su internet o su Facebook, perché non c'è il filtro delle elite che solitamente sovrintendono a questi blocchi. Una piazza variegata in cui si sono fuse lingue e culture, in cui l'inglese, simbolo della mondialità, ha lasciato spazio ai tanti diversi suoni, ricchezza e patrimonio dell'umanità. È venuto il momento di fare un bilancio, lo facciamo insieme all'assessore regionale Luigi Chiocchetti. Assessore, com'è andata questa iniziativa quest'anno? Beh, direi che è andata bene, al quarto appuntamento di questo festival, un incontro davvero interessante ed importante proprio perché le comunità di minoranza, così ritrovandosi insieme, riflettono sullo stato dell'arte e soprattutto pensano al futuro, pensano a mettere a fattor comune esperienze e progetti proprio per rilanciare, se così posso dire, l'azione appunto delle minoranze linguistiche. Ecco, abbiamo sentito anche parlare però molto di crisi economica e dei tagli che incidono anche sulla politica di salvaguardia delle minoranze linguistiche. In questo caso forse è ancora più importante fare rete, mettersi assieme per lottare assieme. Sì, non c'è dubbio che da questo punto di vista è ancora più importante essere insieme proprio perché non possiamo permetterci che così all'insegna della crisi economica, che pure è grave ed è importante farvi fronte, ma non possiamo permettere che appunto venga buttata a mare tutta un'esperienza di molti anni che è stata costruita da parte delle minoranze linguistiche per valorizzare quel grande patrimonio culturale che l'Italia ha. E pertanto da questo punto di vista è stato ribadito in questi giorni appunto di essere insieme, di essere uniti proprio per rilanciare questa nostra azione. E nel confronto con le altre minoranze italiane, le minoranze linguistiche della provincia di Trento e di Bolzano sono più fortunate? Ma come sappiamo, le nostre minoranze linguistiche in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, nella nostra regione, quindi sono si trova in una posizione, se posso dir così, un po' più favorita rispetto alle minoranze, alle altre minoranze linguistiche, ma proprio questo ci carica di responsabilità ulteriore per camminare insieme alle altre minoranze meno fortunate, se posso dir così, delle nostre, però altrettanto importanti proprio per una costruzione dell'Europa dei popoli, un'Europa dei territori, un'Europa appunto di queste culture minoritarie che davvero sono un patrimonio irrinunciabile per l'intera comunità. E con questo è tutto. L'ultima parola la lasciamo all'assessore alla cultura della Val d'Aosta, l'ideatore di questa manifestazione. Un'edizione che cresce nei numeri, cresce nei contenuti. Abbiamo trovato alla quarta edizione la formula giusta che sa unire momenti di approfondimento, momento di scambio di esperienze, momenti di musica e momenti anche e soprattutto di sinergia e di solidarietà tra i popoli che hanno in comune la lotta per i diritti di libertà. Oggi le minacce sono due. Esistono delle minacce interne, nel senso di interno al paese, di avere appunto un approccio approssimativo del tema delle minoranze e soprattutto del tema dei popoli che hanno appunto delle identità così connotate, che non ci sia un approccio economico, perché l'approccio economico non può essere applicato quando si parla di lingue e quando si parla di difesa di cultura identitaria e di popoli. E l'altra è la costruzione di questa Europa e anche di questa globalizzazione, che è un'opportunità sicuramente. Il tema di quest'anno del convegno è le minoranze nell'era di internet e quindi come questa globalizzazione e anche queste nuove tecnologie possono essere
essere effettivamente un'opportunità, ma questa globalizzazione non deve assolutamente cancellare le differenze, la diversità culturale, quindi il glocalismo, cioè l'essere, l'agire localmente pensando globalmente, l'essere glocali è per noi una sfida importantissima, quindi delle minoranze non chiuse su loro stessi ma aperte verso tutto ciò che è modernità ma profondamente radicate alla propria storia e alla propria identità. Da parte mia è tutto, un bel saluto. August Falcherovas Jahan Shah Hag Pubble Nguelge, is more an honor to in Vahan Shah in Val d'Aosta, Lenar Garja, Min Tangachi, Nihorpa. It was Goramoyag of us, Moidza Hurchen Shah. Us saluti duc e us invidi a visitar Friul. Arvera Trentin da Mike, volario salutar da parte di Chicchi Parec in Provençal. De donne outre l'enva di cœur che le lopatouen voulaient salir, les amis di Trentin, les amis di Sud-Tirol et toutes les minorances que de dans cette région, che è una région amie de la Val d'Aosta, continuent à Vino à défendre les intérêts culturels et surtout la liberté de ces peuples qui ne voulaient défendre tout ensemble. Ja, ich tun do alle Grieze, Faschiere und Xeke per mich noch. E man, Avaster, Association Avastera, manda i saluti a tutta la regione Trentino. A Regione Trentino. Oh. Ma la posso ripetere così? L'Associazione Avastera ramanda i saluti a tutta la Regione Trentino. Saludos a tutti, sardos, io sono sardo sporo, ci ascoltano. È importante me da sempre questionare se l'imba sarda e l'imba sa delle minorie, spettesse e vince se uno scevero dell'imbertare. Adios a tutti e a Sibiasanos.